della classifica e della premiazione. Io chiamerei il primo cittadino, Clara, che ci illustra un momentino la situazione generale, diciamo. A lei la parola. Allora, buongiorno a tutti ed è bellissimo vedere che tante persone partecipano e cosa dirvi? Grazie alle associazioni, perché la strada non ha, se non ci fosse ABI, se non ci fosse Alpini, se non ci fosse calcio, basket, nulla, non riuscirebbe così bene. Vi ricordo che donare è un atto d'amore, perciò iscrivetevi all'ABIS perché e anche, associazione, fate sempre la differenza. Grazie a tutti voi. Brava. Grazie al primo cittadino. Io adesso vorrei suggerirvi, il risotto vi è piaciuto? Sì! C'è anche il nostro sangue, quindi era buono. Vogliamo metterci anche il vostro per chi non è avvesino. Io adesso cedo la parola al nostro presidente che ha qualcosa da dirvi in particolare. Grazie a tutti per aver partecipato, e è bello sempre, come ha detto il nostro sindaco, avervi tutti intorno e sentirvi veramente vivi. L'ABIS, io lo ricordo, vuol dire l'associazione che dona il sangue, quindi di sangue ce n'è sempre bisogno. Ogni tanto c'è qualche appello in televisione, quindi magari si sente solo di striscio, però più siamo meglio in tutti i campi. E sicuramente l'unione fa la forza, quindi abbiamo sempre bisogno di nuovi donatori per dare il ricambio anche a quelli che ci sono. E è una cosa che dura veramente poco, dura dai 5-10 minuti la donazione e non fa male, anzi chi fa la donazione ha anche un controllo della sua salute con tutti gli esami che vengono fatti ad ogni donazione. Se volete informazioni venite da me e potete donare non soltanto tra date ma in tutti gli ospedali che hanno il centro trasfusionale, quindi l'importante è che si doni, non interessa dove, assolutamente. Il sangue serve anche a fare degli emoderivati, quindi si estrae del vaccino, per esempio serve per i farmaci, quindi non è solo sangue che va diretto alla trasfusione, e quindi vi invito tutti quanti a pensarci. E pian piano che arriva nella testa questa cosina, pian pianino, anche se avete paura del lago, poi si supera. Io vorrei adesso invitare Nadia, che quest'anno abbiamo coinvolto nella nostra manifestazione. Lei fa parte dell'associazione Vivere a Colori, Eleonora Cocchia. Eleonora è sua figlia ed è sempre presente con noi, e quest'anno abbiamo voluto ricordarla con una targa in omaggio, che poi scopriremo a chi va. Quindi due parole anche da lei sull'associazione, che è molto importante. Grazie Anna, ringrazio l'ABIS di Lonate e la sua presidente per aver pensato di donare questa targa a memoria di Leonora, e mi emoziona molto. La nostra associazione, qualcuno ci conosce già, è stata fatta in memoria di mia figlia, che è venuta a mancare per un tumore raro pediatrico. E noi sosteniamo la ricerca e il reparto oncologico pediatrico dell'Istituto Nazionale del Tumore di Milano. Donare è importante, donare sangue aiuta anche i nostri bambini del nostro reparto, donare per la ricerca è importante perché i nostri figli sono il nostro futuro e dobbiamo aiutare la ricerca per far sì che i nostri figli possano non ammalarsi o trovare la cura per curarli e dargli la possibilità di vivere, quello che purtroppo Eleonora e tanti ragazzi fino ad oggi non è ancora stato fatto. Diciamo che c'è però stata una speranza, ecco, questo è importante, ve lo voglio dire, voglio ringraziare tutte le persone che ci sostengono, perché con le vostre donazioni sulla ricerca la dottoressa Massimino, che è la primaria del reparto, ha sviluppato un piano di ricerca molto importante nella patologia di Eleonora, che è il TPC, e quindi c'è un passo molto avanti, e l'8-9 giugno saremo a Bari per il primo convegno internazionale proprio sul TPC. E 90 anni in Italia non è mai stato fatto.
quindi grazie a tutti voi. E poi niente, adesso lascio la parola a Anna, però vi volevo dire che vi aspetto tutti quanti per sostenere la ricerca il 30 giugno a Tradate, il 1 luglio e il 2 luglio, perché ci sarà sempre il nostro evento dell'associazione Vivere a Colori. Il 2 luglio si corre, il 30 si balla, il 1 si balla, si mangia, quindi vi aspettiamo tutti perché aiutare fa bene. Grazie, grazie. Adesso tra poco procediamo alle premiazioni. Ce ne sono una ventina, però mi piaceva questo come. Ehi, ciao! Ma ce n'è ancora!